primo giorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia, tra lezioni in presenza e caffè al bar. Ma ci sono ancora 1.400 imprese chiuse. Oggi 100 nuovi contagi. Isolata in Veneto la variante indiana. Il commissario Figliuolo a Gemona per l'apertura del centro vaccini. A maggio 17 milioni di dosi in Italia, messe in sicurezza over 64 e fragili, ha detto, via alle vaccinazioni nelle aziende e a chi ha più di 30 anni. Draghi ha presentato alla Camera il piano per l'utilizzo dei fondi europei. Prepariamo l'Italia di domani. A Udine il PD critico, niente progetti per la città e apre al dialogo sul recupero delle aree dismesse. Nuova ondata di rintracci di migranti nella notte tra Martignacco e Udine. Più di 100 stranieri sono stati fermati dalle forze di polizia e portati all'ex Cavarzerani. Udinese per Nestorowski, intervento al ginocchio. L'operazione perfettamente riuscita è stata eseguita nel pomeriggio a Roma Villa Stuart da Pierpaolo Mariani, che ha ricostruito il legamento lesionato. Stasera al Tonight ospiti Scuffette e il DS del neopromosso Watford, Giaretta. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV, il Friuli Venezia Giulia dunque da oggi è di nuovo in zona gialla. Tanti studenti delle scuole superiori, anche se non tutti, sono ritornati a scuola, i bar e i ristoranti hanno riaperto le proprie attività, anche se non completamente. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato in diretta questa ripartenza, anche se con il freno a mano tirato, del Friuli Venezia Giulia, e continuiamo a farlo anche in questa edizione del nostro TG, collegandoci con la nostra truppa esterna, con David Zanirato, per vedere come Udine sta vivendo questa serata, questa prima serata di nuovo in zona gialla. Buonasera David. Buonasera Angela, a te e ai nostri telespettatori. Beh, lo potete vedere da voi alle mie spalle, una piazza San Giacomo che brulica di gente, tanti giovani, tanti ragazzi, ci sono anche alcune coppie, le famiglie che stasera potranno approfittare per la prima volta di tornare a sedersi al ristorante per mangiare, ma solo all'aperto. Proprio per questo si sono attrezzati i ristoratori della città con i funghi per permettere appunto di mangiare al caldo. Le prenotazioni stanno arrivando, c'è chi cerca il tavolo per l'ultimo minuto, e noi poco fa abbiamo parlato proprio con una delle ristoratrici qui di via delle Pellicerie, che si è detta fiduciosa insomma di questa prima giornata. Ascoltiamola. A pranzo, nonostante le previsioni del tempo e il cielo grigio, un po' di persone sono venute a pranzo qui fuori, tutti contenti perché finalmente dopo tanto tempo si torna a beneficiare anche della strada, del centro. Guardatevi anche in giro, è strapieno di gente che vuole bere, mangiare, insomma noi siamo pronti, abbiamo tutto pronto, in sicurezza come si suol dire, abbiamo anche i funghi riscaldanti, adesso ci mancano solo i clienti. Ecco, prova di fuoco stasera, prima cena all'aperto con coprifuoco fino che scatta dalle 22, insomma voi vi siete preparati e siete in attesa delle prenotazioni e della gente che arriva a mangiare. Certo, noi siamo pronti, chiaramente alle 10 bisognerà chiudere, quindi si potrà fare un giro solo di tavoli, perché noi e i nostri clienti italiani non vanno a cena alle 7, però insomma è già qualcosa rispetto ai 2 mesi infernali che abbiamo passato, perché noi abbiamo lavorato l'ultimo giorno il 5 di marzo e con il 6 siamo stati chiusi, abbiamo fatto un po' di asporto a Pasqua con i nostri clienti, quelli più diciamo fedeli, affezionati, ci hanno chiamati, però chiaramente non è sufficiente per mandare avanti una struttura così con 9 dipendenti, più mio marito e me che in qualche maniera dobbiamo vivere, ecco. L'attesa poi è per giugno affinché si possa ritornare a mangiare anche al chiuso. Certo, io spero in giugno, spero anche nell'arrivo dei nostri clienti austriaci e tedeschi, perché abbiamo da fare la Pentecoste, abbiamo l'Ascensione, noi giriamo col calendario anche austriaco per essere pronti ad accoglierli, speriamo bene. Mio marito e io siamo già vaccinati e speriamo che queste vaccinazioni ci consentono di riprendere in mano le redini del nostro lavoro, perché così dobbiamo vivere di elemosine, come l'ultima che ci hanno fatto, l'elemosina ultima. Però mi rendo conto che non ci sono risorse per tutti, quindi è inutile piangere, è così.
ripartenza, ma non per tutti, perché come ricordava anche Angela, secondo i dati diffusi proprio nel pomeriggio dalla Confartigianato Friuli Venezia Giulia, ben 1400 imprese tra palestre e piscine non hanno potuto riaprire con oggi, dovranno attendere, e anche molte attività tra bar e ristoranti che non hanno a disposizione gli spazi all'aperto hanno dovuto appunto soffrire questa mancata possibilità. Sono circa 8.000 in regione quelli che lavorano a regime ridotto per 27.000 dipendenti, e una situazione tra l'altro che abbiamo notato stamattina soprattutto a Pordenone durante una delle nostre esterne. Andiamo ad ascoltare dunque il contributo del collega Daniele Boltin con la voce di baristi e ristoratori della destra Tagliamento. Una riapertura soft sia per quanto riguarda ciò che consente la normativa, devo dire, sia per quanto riguarda il meteo. D'altronde in Friuli Venezia Giulia, Pordenone, aprile, maggio non è che siano ancora mesi caldi. Ci siamo preparati sia per dare in modo continuativo informazioni, abbiamo predisposto anche un servizio che è di monitoraggio ma anche di informazione, con la presenza della polizia locale e la presenza degli steward urbani soprattutto nel centro città. Nel periodo precedente voi avete fatto una scelta molto particolare. Sì, noi abbiamo scelto di non aprire né in zona rossa né in zona arancione, per una questione proprio di sia di costi per noi che ci muoviamo da distante, e sia anche per questione di incasso, perché comunque l'asporto non porta gli stessi benefici, anche per la tipologia di attività che noi abbiamo, insomma. Oggi è lunedì, quindi abbiamo i negozi chiusi e sicuramente il giro della clientela non è al massimo, però io sono positiva, si confida ovviamente nel tempo, che è quello che ci dovrebbe dare la mano più grande, e che la gente continui un attimino ad apprezzare gli sforzi che noi facciamo per dargli la sicurezza e la tranquillità di potersi sedere, insomma, nei locali e godersi un po' di libertà. Molti ristoranti hanno deciso di non aprire. Qui siamo in uno dei pochi posti aperti del centro. Cosa ti aspetti per questa mattina? Hai delle prenotazioni? Arriverà qualcuno? Guarda, prenotazioni non ne ho. Dopo un po' anche il tempo, sai, col discorso solo dall'esterno, non è che sia una temperatura ideale. Vediamo cosa arriva. Noi siamo pronti, dopo vediamo. Oggi è una giornata eccezionale per Cinema Zero, perché apriamo la nostra sala grande, abbiamo già numerosissime prenotazioni per questi primi spettacoli, che risentono, ahimè, ancora anche di questi limiti del coprifuoco, per cui potremo fare di fatto solo due proiezioni, una alle 16.45 e l'altra alle 19.15, per permettere poi alla gente appunto di defluire, di poter incasare causa coprifuoco. Riaperture che rimarranno vincolate anche alla situazione epidemiologica del nostro paese. A proposito di numeri, andiamo a vedere anche i dati di giornata. In regione ci sono stati 100 casi di positività a fronte di 3.033 tamponi effettuati, una percentuale del 3,29% del contagio, 7 le vittime che portano il bilancio complessivo a 3.671. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, rimangono stabili a 37 le terapie intensive, a 286 ricoveri negli altri reparti, 7.900 scendono ancora le persone in isolamento. Ultima novità di giornata, la variante indiana, ci sono stati due casi riscontrati in Veneto. Per quanto riguarda la nostra regione, al momento, come ha rassicurato il governatore Massimiliano Fedriga, nessun caso è stato segnalato alle varie aziende sanitarie. E dal centro di Udine è tutto, a te la linea, Angela. Grazie a Davide Zanirato per tutti questi aggiornamenti. Noi dalla situazione del Friuli Venezia Giulia andiamo a vedere anche com'è la situazione in Italia. Allora, i numeri quotidiani del coronavirus: 8.444 positivi e 301 vittime. Sono stati effettuati meno di 150.000 tamponi nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 5,8%. Tornano a salire i nuovi ingressi in rianimazione, 132, ieri erano stati 114, anche se il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è comunque negativo, meno 13, per un totale di 2.849 pazienti Covid in area critica. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 unità rispetto a ieri. Vediamo un ultimo numero, quello delle persone attualmente positive, che continua a scendere: 452.812, 8.400 in meno rispetto alla giornata di ieri.
E intanto prosegue la campagna di vaccinazione in tutto il paese, in tutta Italia, e oggi ha fatto visita in regione, in Friuli Venezia Giulia, il commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, che ha partecipato anche all'apertura del centro vaccini di Gemona. Figliuolo ha rassicurato sull'arrivo di nuove dosi di vaccini, 17 milioni di dosi, ha detto, per il mese di maggio, e questo consentirà a tutti di fare un ulteriore step nella campagna di vaccinazione. Una volta vaccinati gli over 64 e i soggetti fragili, ha detto Figliuolo, il vaccino potrà essere somministrato a tutte le persone che hanno dai 31 ai 64 anni, e probabilmente entro fine maggio, ha aggiunto Fedriga, anche in regione verranno aperte le vaccinazioni per tutti quelli che appunto rientrano in questa fascia d'età dai 30 ai 64 anni. Allora andiamo a sentire le parole del generale Figliuolo e anche del governatore Fedriga. Noi stiamo acquisendo dei vaccini nell'ambito di un accordo europeo che ci dà il 13,46% dei vaccini che l'Europa acquisisce. Avremo nel prossimo futuro, quindi considerando i vaccini che già sono in arrivo, i 230.000 Moderna e 130.000 AstraZeneca, dal 28 aprile al 1 di maggio oltre 4.600.000 dosi, e a maggio ne avremo tra i 15 e i 17 milioni, ma io sono più convinto che arriveremo verso 17 milioni e non 15, di cui la gran parte saranno vaccini Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson. Nel trimestre maggio, aprile, maggio, giugno arriveranno circa 62 milioni di vaccini, che si aggiungeranno a quelli del prossimo trimestre, che sono circa 94 milioni. Quindi probabilmente tipologie di vaccini diverse forse servivano qualche mese fa. Col vostro entusiasmo, con la voglia di fare delle popolazioni del Friuli Venezia Giulia, noi ne verremo fuori quanto prima. La prosecuzione del piano è questa: quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende, a coloro i quali in questo momento hanno messo a disposizione i loro spazi per la cittadinanza, inviando le dosi e aprendo in maniera contemporanea, e far ripartire il Paese, dando fiato e spazio e respiro alle classi produttive. Sì, però in tutto sull'arrivo dei vaccini, con anche una programmazione. Adesso ovviamente aspettiamo documentazione, però ci ha dato la certezza che possiamo andare avanti in modo importante con la campagna vaccinale. Oltre a questo, quando riusciremo a raggiungere a livello nazionale una copertura sufficiente degli over 65, potremmo aprire le agende dagli over 30 in poi. Quindi vuol dire di fatto arrivare a gran parte della popolazione italiana, e io penso che nel giro di poche settimane si potrà raggiungere questo obiettivo. Oltretutto, la copertura vaccinale del Friuli Venezia Giulia, certificata anche dal generale Figliuolo, rispetto alle categorie oggi interessate, è tra le più alte in Italia. Questo ovviamente in base all'adesione, quindi è importante oltretutto che sempre più cittadini aderiscono alla campagna. Quindi oggi chi può vaccinarsi degli over 60 e chi non l'ha ancora fatto, è giusto che lo faccia, perché più copriamo, più ci difendiamo e prima possiamo riaprire. E oggi è stato aperto, come detto, un nuovo centro per le vaccinazioni di massa, un punto stabile a Gemona, al centro commerciale Le Manifatture. Andiamo a vedere proprio, mentre stiamo vedendo i dati delle vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia, con 384.263 vaccini effettuati su un totale di quasi 434.000 dosi di vaccino ricevute. Tra l'altro oggi sono state consegnate in regione altre 7.200 dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna. Dicevamo, oggi è stato inaugurato a Gemona un nuovo centro vaccinazione, al centro commerciale Le Manifatture. Allora andiamo a sentire le parole del neodirettore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, che ci ha presentato e illustrato le particolarità di questo centro. Vediamo.
È una sede vaccinale importante per noi e per il territorio. Risponderà alle esigenze di vaccinazione della popolazione dell'Alto Friuli e anche del, diciamo, del Sennarinellese. Così, aprendo questo centro, avremo la possibilità di assicurare almeno 1.500 vaccini al giorno anche su questo territorio. Questo, così come quello di Udine, sarà un hub fisso, mentre gli altri sono, diciamo così, utilizzati a rotazione. Sì, noi abbiamo, sul nostro piano vaccinale abbiamo puntato su degli hub fissi, come ben lei ha detto, che sono quello appunto del Fiera di Udine e questo di Gemona. Continueremo naturalmente con dei centri vaccinali con numero importante di vaccinazioni giornaliere dalle 1000 alle 1500 sul territorio. Abbiamo appunto, siamo andati a Tarcento sabato, Codroipo, Tarvisio, La Tisana, Tolmezzo. Continueremo naturalmente per quanto sarà possibile, nel senso che se avremo la disponibilità dei vaccini, anche con questi centri dislocati sul territorio per assicurare a tutti la possibilità di vaccinarsi. Noi ogni settimana andiamo poi in difficoltà, nel senso che arriviamo al giorno prima della consegna con un numero veramente minimo di dosi a disposizione che non ci faranno dormire i sogni tranquilli sicuramente. E allora torniamo a parlare della ripartenza del Friuli Venezia Giulia in questo primo giorno in zona gialla di nuovo, un primo giorno di scuola per tanti studenti delle scuole superiori che oggi sono ritornati a scuola, quindi lezione in presenza, in particolare per tante classi quinte e prime. Questa è la scelta fatta da molti istituti superiori della provincia di Udine, anche dal liceo classico. Questa mattina Monica Nardini è andata a sentire proprio il dirigente Luca Gervasutti, che ha fatto il punto della situazione e sottolineato anche alcuni aspetti, alcune criticità che si ripresenteranno comunque a settembre, il problema della carenza d'organico e anche delle classi pollaio. Sentiamo. I ragazzi quindi di quinta? Sì. State aspettando di entrare col secondo turno, quindi dalle 10 alle 15? Esatto, pranziamo a scuola. Sì, sì. In presenza al 100% per voi? Sì, per noi sì. Cosa vuol dire essere tornati in classe? Poter chiacchierare un po' di più. Rivedere i compagni, quindi sì, è sempre seguire piacevole. Meglio anche le lezioni. Sì, esatto. Soprattutto seguire. Per arrivare fino a scuola avete avuto problemi, disagi o tutto a posto? No, tutto bene, tutto bene. Io sì, ho un po' di problemi perché alle 3 non ho una corriera che mi porta fino a casa, devo farmi un po' una camminata perché vengo da fuori, troppo grande, quindi per il resto tutto bene comunque. Sì. Tutto sta procedendo regolarmente, d'altra parte insomma c'è stato un aumento del 20% delle presenze a scuola a partire da oggi, ma eravamo già rodati da esperienze precedenti, quindi anche i ragazzi hanno rispettato alla lettera le indicazioni che abbiamo dato loro solamente purtroppo nella giornata di venerdì, perché solo venerdì abbiamo saputo con quali modalità saremmo rientrati oggi. Ricordiamo, i ragazzi di quinta sono al 100% per quanto riguarda le lezioni in presenza. Sì, abbiamo inteso proprio privilegiare la partecipazione dei ragazzi delle classi quinte e anche dei ragazzi delle prime, riteniamo che siano stati proprio loro i più penalizzati in quest'anno scolastico. Al momento come le è parsa la situazione sul fronte trasporti? Ma allora, i trasporti sono tarati per ospitare, per accogliere fino al 75% dei nostri studenti, quindi i ragazzi e le famiglie non mi hanno segnalato particolari criticità, quindi questo significa che anche per quanto riguarda il fronte trasporti le cose stanno procedendo bene. La vera preoccupazione riguarda il prossimo anno scolastico, dobbiamo già proiettarci al prossimo settembre perché abbiamo ricevuto quelli che sono i dati degli organici per il prossimo anno scolastico e nonostante le promesse di abolire le cosiddette classi pollaio, in realtà l'organico sarà confermato, sarà quello di quest'anno scolastico e quindi continueremo ad avere delle classi molto numerose. E riparare i danni causati dalla pandemia sarà il primo obiettivo del recovery plan presentato oggi dal Premier Draghi alla Camera. 248 miliardi per l'Italia di domani, ha detto il Premier. Allora andiamo a sentire un breve passaggio del suo intervento in aula. Il piano ha tre obiettivi principali. Il primo, con un orizzonte temporale ravvicinato, risiede nel riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. La pandemia ci ha colpito di più dei nostri vicini europei. Abbiamo raggiunto il numero di quasi 120.000 morti per il Covid-19
a cui si aggiungono i tanti mai registrati. Nel 2020 il PIL è caduto dell'8,9%, l'occupazione è scesa del 2,8%, ma il crollo delle ore lavorate è stato dell'11%, il che dà la misura della gravità della crisi. I giovani e le donne hanno sofferto un calo di occupazione molto superiore alla media, particolarmente nel caso dei giovani nella fascia di età 15-24 anni. Le misure di sostegno all'occupazione e ai redditi dei lavoratori hanno notevolmente attutito l'impatto sociale della pandemia. Tuttavia questo si è sentito soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. E si è parlato dell'utilizzo dei fondi europei, del recovery plan anche in ambito cittadino a Udine, con l'opposizione che accusa il comune di non aver previsto dei progetti importanti per il futuro della città, progetti da realizzare con i fondi europei. Dall'opposizione però arriva anche una mano tesa, una voglia di aprire, riaprire il dialogo, in particolare sulla riapertura, sulla recupero, scusate, delle aree dismesse della città, ma non solo. Allora andiamo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina da Alessandro Venanzi. Noi oggi mostriamo la nostra preoccupazione per una grande opportunità persa da parte della città, una sfida enorme che ha dietro di sé enormi risorse come Recovery Plan. Mentre Trieste e Pordenone dialogano per una sfida regionale sul manifatturiero, sul retroporto, Udine perde questa grande opportunità presentando una tesi di laurea che, seppur con ottime idee, però poco realizzabile. Di questo progetto a Roma non v'è traccia e noi siamo preoccupati perché Udine rischia di scomparire, no, nello scenario regionale delle opportunità. Qua si parla di investimenti, di infrastrutture, ma anche di lavoro. E poi soprattutto se si deve parlare di risorse dedicate alle tratte ferroviarie, noi dobbiamo dirci sin da subito con estrema chiarezza che la politica udinese deve andare verso un'unica direzione, che è lo smantellamento intero dei passaggi a livello. Questa è l'unica priorità che la città di Udine ha e non ne ha altre. Purtroppo si poteva ragionare ad esempio sulle caserme dismesse che potessero come dire, ritrovare un ruolo a servizio del Friuli centrale, perché il Recovery Plan parla di servizi che creati come opportunità per un territorio più ampio rispetto al luogo dove viene ubicato il servizio stesso, ma Fontanini come sempre si chiude in se stesso, non dialoga con nessuno e potevamo ad esempio giocarci un ruolo per esempio con le capitali dell'UNESCO che sono quattro attorno alla città di Udine. Ripeto, il tema più forse cogente che stiamo vivendo è la ricollocazione in termini urbanistici evocativi delle aree dismesse. Lavoriamoci subito e facciamolo subito da questo punto di vista. Presentare con estrema semplicità, semplicemente un progetto senza né capo né coda e di cui a Roma non v'è traccia, credo sia riduttivo per Udine e Udine non si merita questo. Passiamo alla cronaca adesso. Con i controlli dei NAS nei supermercati di tutta Italia per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, trovate tracce di coronavirus, in particolare sulle apparecchiature dei POS, ma anche sui carrelli utilizzati per la spesa. Gli accertamenti hanno interessato 981 negozi. Nel 18% dei casi sono state riscontrate delle irregolarità che vanno dalla mancata sanificazione all'omessa indicazione delle norme di comportamento, al non rispetto del numero massimo di presenza all'interno dei locali. Sono stati accertati inoltre il malfunzionamento, l'assenza dei dispenser per la disinfezione delle mani e il mancato rispetto delle distanze. In regione sono stati controllati 60 supermercati, 20 in provincia di Udine, 16 nell'Isontino, 13 in provincia di Trieste, 11 in quella di Pordenone. 2 le sanzioni per violazione delle normative anti-Covid. In particolare a Sedegliano i carabinieri del NAS hanno segnalato il legale responsabile di un supermercato dove sono state rilevate condizioni igienico-strutturali carenti secondo i carabinieri e non era stato indicato il numero massimo consentito di clienti. È scattata una multa di 1.400 euro. I controlli dei NAS hanno riguardato anche altri aspetti, non solo la normativa anti-Covid e a seguito di questi controlli sono state elevate complessivamente 2 sanzioni penali e 33 amministrative per un totale di oltre 37.000 euro di multa in Friuli Venezia Giulia. E adesso gli altri fatti di cronaca della giornata di oggi nelle flash news curate da David Zanirato.
108 migranti sono stati rintracciati nella notte tra Martignacco e Udine. Le prime segnalazioni dopo le due nella zona del Città Fiera a Torreano, con l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati raggruppati temporaneamente al parco del Cormor per le operazioni di identificazione, triage e avvio alla quarantena fiduciaria presso l'ex caserma Cavarzerani. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti anche a minori. Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno ricostruito oltre 900 episodi di cessione di droga, nei quali sono stati smerciati circa 2 kg di hashish. Sono stati segnalati alla prefettura 26 assuntori. Secondo quanto accertato, lo spaccio avveniva in luoghi frequentati dalle famiglie, in particolare nella zona della passeggiata sul fiume Noncello e del ponte di Adamo ed Eva. Il provvedimento di custodia in carcere è stato eseguito dalle Fiamme Gialle. In preda ai fumi dell'alcol, litiga per futili motivi e colpisce un connazionale. È stato arrestato. L'episodio ieri sera nella centrale Piazza Risorgimento a Pordenone. Chiamati per una lite, gli agenti delle volanti hanno identificato due cittadini romeni rispettivamente di 44 e 39 anni, i quali apparivano in evidente stato di alterazione alcolica. Per entrambi nel frattempo era stato chiesto l'intervento del personale del 118. Dopo essere stati medicati e dimessi dal pronto soccorso, i contendenti sono stati accompagnati in questura. Il corpo di un 28enne è stato ritrovato senza vita alla stazione dei treni di Venzone. Si tratta di un uomo originario del Senegal, residente in Calabria, in provincia di Crotone. Il rinvenimento è stato effettuato verso le 8 di stamattina. Il fatto è stato segnalato da alcuni passanti. L'uomo si trovava sulla scalinata esterna della stazione. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Usava un codice segreto che permetteva di alterare il software del cronotachigrafo, facendo risultare le ore di riposo anche mentre stava viaggiando. Responsabile un camionista sloveno scoperto dalla polstrada di Palmanova lungo l'A4. Per l'uomo, multa e immediato ritiro della patente. Nel momento dello sport parliamo di Udinese, che archiviata la pratica salvezza punta ora a chiudere nel migliore dei modi la stagione, con l'intento di sfoderare altre prestazioni come quella che ieri al Vigorito ha portato al successo sul Benevento. Intanto Nestorowski è stato operato al legamento crociato del ginocchio sinistro dopo l'infortunio patito venerdì in allenamento. Sul fronte del calendario, ufficializzati anticipi e posticipi di Serie A fino alla penultima giornata di campionato. Allora andiamo a sentire tutti gli aggiornamenti nel prossimo servizio. Se l'Udinese che vorremmo vedere sempre è quella di Benevento, l'Udinese di Benevento è quella che vorremmo vedere nelle 5 partite conclusive di questo campionato. Un sillogismo che denota le qualità indiscusse ma a lungo inespresse da parte dei bianconeri e che forse il ritiro ha aiutato a tirar nuovamente fuori dopo un ultimo mese povero di risultati. Con la salvezza ormai in cassaforte, la squadra di Gotti può ora concentrarsi al 100% sul tentativo di inseguire traguardi più alti, con il decimo posto distante non più di due lunghezze. Obiettivo da perseguire senza sì, ma con la motivazione di un gruppo che vuole ribellarsi con altre vittorie all'incredibile serie di infortuni che ne ha pesantemente condizionato l'andamento della stagione e in particolare la produttività offensiva. L'ultimo della lista è Ilya Nestorowski, che nel pomeriggio è stato operato dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Niente europei dunque per il macedone, per il quale si prospetta un lungo percorso riabilitativo al pari di quelli intrapresi prima di lui da Iaiolo e Pussetto. Defezioni pesanti, a cui si aggiungono gli errori individuali commessi specialmente nel girone di andata e che ora impediscono di beneficiare di una classifica migliore. Pochi gol si diceva, ma con tante diverse soluzioni. E così l'Udinese, con 17 marcatori differenti, è la squadra di A ad essere andata a segno con il maggior numero di giocatori quest'anno. La gara del Vigorito ne è stata l'apoteosi ed è da qui che dopo le compagne vorranno ripartire mercoledì al loro ritorno al Bruseschi dopo i due giorni di riposo a loro concessi. Intanto la Lega ha ufficializzato date e orari degli incontri dalla 35esima alla 37esima giornata. L'Udinese affronterà in anticipo Bologna e Napoli rispettivamente sabato 8 maggio alle 15 alla Dacia Arena e martedì 12 maggio alle 20:45 al Maradona. Si giocherà invece domenica 16 maggio alle ore 15 il confronto casalingo con la Sampdoria.
E di Udinese torneremo a parlare ampiamente questa sera dalle 21 nel Tonight assieme a Giorgia Bortolossi e i suoi ospiti, e tra questi anche Scuffette e il DS del neopromosso Watford, Giaretta. Il TG ritorna invece questa sera alle 22.30, alle 20.30 vi ricordo l'appuntamento con le news dal Veneto. È tutto per il momento, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Udinese TV.